Se è vero che la provincia possiede un suo codice identificativo e di appartenenza, possiamo tranquillamente ammettere che Kentaruf ne è uno dei maggiori cantori, specialmente della provincia rurale americana, poiché lui quel codice lo ha ben identificato e lo ha magistralmente riportato in tutti i suoi libri. Vincoli alle origini di Holt è il libro d'esordio di Kentaruf, pubblicato per la prima volta nel 1984. È ora giunto finalmente anche in Italia, grazie al lavoro di NN Editore. Vincoli, alle origini di Holt, è la storia dei coniugi Goodnow, che nel 1906 lasciano l'Iowa per il Colorado, per iniziare una nuova vita e per lasciarsi alle spalle tutto quello che c'era stato sino a quel momento, e soprattutto quel puzzo di fame, di miseria e di povertà che li aveva da sempre accompagnati. Questa è una storia che parla di una famiglia come tante, che si costruisce grazie al duro lavoro, al sacrificio, alle privazioni, ma soprattutto è una storia di vincoli, sia familiari e sia territoriali, poiché Kentaruf, grazie a una scrittura delicata, sensibile e amorevole, ci racconta una storia di rara bellezza, che non cerca necessariamente il lieto fine o i brillanti colpi di scena, bensì racconta con sincerità e compassione una storia che potrebbe essere la storia di chiunque, perché è plasmata della stessa materia di cui è fatta la realtà, ovvero la vita vera, con le sue salite e le sue discese. Vincoli alle origini di Holt, di Kentaruf, NN Editore, traduzione di Fabio Cremonesi.